Quando il vento soffia contro, il cammino si complica, i tifosi riescono spesso a trovare un equilibrio sorprendente, a saltare il fossato e a regalare momenti speciali ai protagonisti in campo, rovesciando ogni previsione negativa, nonostante il risultato. Ma il Rimini, proprio nei momenti più faticosi, con ingegno e abilità, è riuscito spesso a uscire dal tunnel e può farlo anche in questa occasione, perché il valore globale della rosa, nonostante le perdite importanti, nonostante la categoria, autorizza a ragionare in modo ambizioso. Sconfiggere incertezze e preoccupazioni, ecco il passo fondamentale, come ricorda lo stesso vicepresidente Boldrini ai nostri microfoni. Ma guarda, c'è grande emozione, la prima partita abbiamo circa 200 tifosi che sono venuti fino ad Argenta per sostenerci, li ringraziamo, speriamo che vada nel migliore dei modi, incomincia la stagione, bisogna essere contenti e carichi. Bisogna affrontare ogni avversario con la massima concentrazione, ovvio siamo in Rimini, non possiamo nasconderci, come ha detto il nostro mister Mastro Nicola. L'enigma potrebbe essere un allenatore esordiente con la valigia in mano per l'avventura biancorossa presa al volo e le incognite generate da una squadra costruita in fretta e furia. La grande missione dei Rimini di Mastro Nicola, e verrebbe da dire ancora di più di Scotti, di Ricchiuti, sarà proprio quella di non farsi condizionare dai disagi e di accendere la fantasia della propria gente. Il tifoso a quel punto accetterà la situazione sfoggiando una maglietta. Da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Ci sarà qualcuno che si alzerà in piedi per aumentare la voce, ma si risiederà, dopo tutto, è lì perché. Che confusione sarà perché ti amo. E come sempre, il tifoso sarà al fianco della propria squadra. Mai cosa più veritiera.